7, Matteo Galimberti. Fraseggia subito il Monza, Rovega cerca Cardella, bravo Tornè a soffiare la pallina, poi Colo prova una giocata che non riesce. Riparte quindi il Monza, tiro, bravo Arnau Martinez, e Cardella la combina grossa, perché cercando di buttare fuori la pallina mancava di vedere, perché questo, sconsolato Cardella. Arnau, Paolo Aposito, bravo, bravo Fongaro, che non si è fatto sedere dalla finta dell'argentino. Tornè, ora c'è un grande gol di Gavioli. Ha ricevuto pallina da Tornè, ha tirato una sassata di prima che semo palo. Alla sinistra di Arnau Martinez, 2-0 Monza quando mancano 5 minuti. Combinazione sullo stretto, bravo Tamburi Indeghi, ora bravo anche Arnau Martinez. Vega, Zanini, Vega, rete, combinazione Vega, Zanini, Vega, con Vecchio Corsi a 2-1, quando mancano 13:37 alla fine della partita. Vega a darla e a proporsi, Zanini li ha messa lì e Vega non si è fatto fregare. Davvero. Alo, salvato, 11:43-44, quindi è lunghissima. Galimberti, Morindeghi, larga. Galimberti, rete, 3-1, tiro in crociale di Tamburi Indeghi, 30 secondi, dura un picchio e Monza allunga su 3-1, 11:09 dalla fine. Tornè in crociale per Tamburi Indeghi, la sporca Zanini, Tamburi Indeghi, ora è un golasso di Ardit, golasso di Ardit che porta la sua formazione sul 4-1, anche se mancano ancora 6:26 alla fine, però ha fatto veramente un gol su Tornè, che ha provato una giocata di fino e non è riuscita. Un secondo, finisce qua. Monza espugna Montecchio Precalcino, Monza 4, Montecchio Precalcino 1.